Partenza da Wayne. Sono le ore 8:28 e mi sa che devo tornare a Phuket diretto. Avevo previsto lo stop a Ranong, ma la guest house dove andavano di solito non risponde al telefono, probabilmente è chiusa. E con il cane non, mi sa che non riesco a trovare. Devo stare lì a girare per cercare una guest house. Quindi mi sa che torno direttamente a Phuket. Vediamo quante ore ci mettiamo perché è lunga. Vado da Ranong, non da Surattani, quindi prendo l'altra strada perché Surattani è un sacco di lavori in corso e non arrivavi più. Vediamo di là com'è la strada, se è meglio. Cosa? Con la stanza dei gatti. Eccoli là. Bye bye. Moglie è sempre al lavoro. Sono le 8 di mattina e non riusciamo a partire. Ma sta lavorando. Andiamo un po' con i gatti. อยู่ใกล้ๆกับธนาคารอะไรนะมันจะมีธนาคารกรุงไทยไหมแค่กรุงไทยอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงกรุงไทย yes กรุงไทยกรุงไทยเหรออือเอาจริงเหรอเอามึงพูดเล่นป่ะนี่กรุงไทยเนี่ยแปลกเหรอสัก10 minuti gli è venuta fame. Non arriveremo più a Phuket. Viene da mangiare alle 8:40. Appena fatto colazione. Vabbè. Forse riusciamo a partire. Bye bye Wahin. Bye bye, Hohin. Bye bye, Hohin. Alla prossima. Bye bye. Ecco, sfruttando la coppia. A 2000 giri sono a 100, più di 100 km orari. Così con un pieno 35 litri circa faccio 600 km. 2000 giri più o meno 100, 110. Siamo fermi in mezzo al nulla praticamente perché ha visto che ci sono in vendita i meloni e il dragon fruit. Ha detto che i meloni di Prachuap sono i migliori della Thailandia. Vediamo. Comunque, 3 kg in dragon fruit, 120 baht. Poi c'è un altro tipo, 2,1 kg, 3,1 kg là in fondo. Nanto lai! Tolai! 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 Un chilo, 60 baht! Chilo 60 baht. Ok, non arriviamo a casa più. Non arriviamo più a casa. Iniziamo a scendere verso il sud, Prachuap 10. Là, con le montagne che vedete là, là la Birmania. Non so se le vedete là, lo sfondo. Andiamo, andiamo. 1227 litri. No. Siamo quasi al confine con la Birmania. Tempo bellissimo da Wayna qua, bellissimo. A Phuket mi dicono che piove da giorni. Ho appena fatto il pieno, sono 27.929 km. Vediamo fino a quanto dura il pieno. 27.929. Tempo sempre bellissimo.
forse è leggermente oversize questo. Guarda quanto è carico questo qua, così pilota. Fieno, trasporto fieno. Siamo da qualche parte a sud di Prachuapé. Dobbiamo essere a Ban Chapan, località cara al mio amico Mario. Mario, stai guardando, questo è per te. Fortuna che c'è la mia navigatrice, che è sempre attenta alla strada. Controlla tutto, velocità, direzione, tutto. Bello. Andiamo bene così? Mese? Siamo a un centinaio di chilometri da Chupon. Terzo posto di blocco della polizia sulla statale. Mamma mia, ragazzi. Quarto posto di blocco della polizia. Che senso? The number ไม่รู้ไปก็ไปกำบนเดี๋ยวฟิสดิข้างจำได้ว่าขึ้นไปชั้นบนแล้วก็มันจะเป็นอ้าวเชิงแล้วเดบูนเดลิสฟูสิทราเวเดสิทราวิสต์อีกหนึ่งเวกัน cercare il nostro posto dove ci troviamo a mangiare di solito. Cosa facciamo? La salita e la discesa. Quasi qua ci siamo. Siamo fuori giù. Fuori c'è un po', c'è questo svincolo dove c'è il cartello che c'è scritto che per andare a Koh Tao, quindi da qua, da Chumpon, puoi andare a Koh Tao. Okay. Ecco qua, dove ci fermeremo a mangiare? Kun Serai, chilometro 477 della strada numero 4. C'è veramente di tutto da mangiare qua. Perdin 25,000 ครั้ง เดียว เมื่อ ปี ที่ แล้ว ปี ที่ แล้ว ครั้ง เดียว และ น้ํา ก็ ยัง ไม่ เปิดบิน อีก เลย เพราะ อะไร เพราะ ว่า เรา เปิดบิน ครั้ง เดียว แล้ว เรา ก็ สมมุติ ของ อ่ะ มัน อยู่ กับ น้ํา 1 ลัง ของ อ่ะ อยู่ กับ น้ํา 1 ลัง ของ เนี่ย Ecco, siamo qui, è un food center. C'è un po' di tutto da mangiare qua. Quella là è la zona halal musulmana. Qua invece c'è quella non musulmana. Qua, con mia Lucia, pronti a mangiare il tavolo con le cucine in mezzo. Tutto di marmo. Andiamo a mangiare qualcosa, va. Guardate il bagno degli uomini. Ma che roba? Eh? Sono fiori finti, per carità, però dai, abbellisce un attimo il pisciatoio qua, l'urinatoio, eh? Abbiamo pranzato, adesso andiamo a Ranong. A sorpresa abbiamo trovato la nostra vecchia guest house, che ha cambiato numero, però l'abbiamo rintracciata tramite una chat. Mia moglie l'ha rintracciata, bravissima. E quindi ci fermeremo a Ranong una notte. Così vediamo un po' anche lì cosa c'è da vedere. Io so già cosa c'è da vedere perché faccio sempre le stesse cose, quindi. Comunque dai, adesso andiamo giù a Ranong. Sono in
baracchini qua che vendono il sarapao di Tapli, che è una località in cui ci passiamo adesso. Ce ne sono abbastanza, dicono che è più buono della Thailandia del sud. Io ho provato quelli di Ayutthaya, che fa la zia di mia moglie, ma sono molto molto superiori. Vedete qua l'entrata, dice un po'. I galli, vedete anche qua i galli. Shortcut, dice un po'. Scorciatoio, dice un po'. Bivio, vedete, dice un po' su Rattani dal Long. C'è sempre un bivio nella vita. Devi prendere la strada giusta. Sperando che non ci siano i lavori, perché a venire, quando siamo venuti da Surattani, c'erano un sacco di lavori. Ho dovuto aspettare, l'abbiamo allungata parecchio, ci hanno messo un sacco di tempo ad arrivare. Vediamo che... che per Ranovo la strada sia più libera, ci sono i lavori. Siamo all'altro bivio. Sulla Ranovo. Prendiamo per Ranovo. Ok. Ecco, venendo di qua, da Ranovo verso Ranovo, l'abbiamo allungata di un 60-70 km. Però come vedete è molto molto meno trafficata ed è più scenica, ma siamo sui monti in mezzo alla natura. Andiamo. Però sei quello bello in me. Get. Dai. 339 kg. Are you sure? Sembrava di più. Sembrava l'ennesimo posto di blocco, questa volta dall'esercito, e siamo entrati in provincia di Ranong. Sono aumentati, no? Era giusto, era... Allora, ecco, siamo arrivati a Tapli, il posto che vi dicevo, dove fanno il sarapao. Sono famosi qua al sud, vedete? Qua iniziano i negozianti dove li vendono. Tutto quello di qua. Qua dove ci sarà Pao. Tutto un paese così. Famoso in tutta la Thailandia, e qua al sud, qua. Welcome to Ranong. Un po' di lavori anche qua, però poca roba, si scorre ancora bene. Capitali ristretti. Krabburi. Dove c'è l'istmo di Krab, nel nome della città. Ecco, superato Krabburi, adesso la strada inizia a scendere. Scendiamo verso Ranong. Ecco, siamo stati fortunati, abbiamo trovato lavoro in corso. Questa strada adesso è diventata bellissima. La prima volta che l'ho fatta era solamente così, una corsia per un andavo e tornavi. Con l'autobus era un incubo, avevamo tutti paura, quelli che vedevano l'autobus, camion, stretta, buia e piccola. Adesso sono due corsie per senso di marcia, è bellissima, però
ciliegia bene, poco trafficata. Una pacchia quasi. Ha rifatto tutto nuovo. Guarda che roba. Incredibile. Comunque fatta tutto, ho trovato nessuno per strada, molto molto scorrevole, bello, bello, mi ha fatto bene. Allora, siamo arrivati a Ranong, c'è un lavoro qua, per fortuna qua alla fine. Comunque adesso abbiamo messo sulle 2, 5 ore e mezza totale. 5 ore e mezza per arrivare da Wayne qua. Il chilometraggio era 25, 825, meno di 400 km. Okay. Siamo arrivati. Questa è la nostra zona. Di là andiamo agli Hot Springs. Dopo ci andiamo. Il rumore che sentite è il richiamo lì degli uccelli, quello è per M. Li richiama per far andare dentro, lì nella finestra lì, a nidificare.